Crescere su Instagram non è per niente una passeggiata, ci vuole davvero un sacco di impegno. Per fortuna esistono dei bot, ovvero dei programmi che possono darci una mano soprattutto nelle fasi iniziali. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Gian e oggi vediamo insieme un bot completamente gratuito per crescere su Instagram in modo automatico. Come sempre, prima di cominciare, vi chiedo di iscrivervi al canale per altri video come questo e tanto altro sul mondo della tecnologia. Mi raccomando, ricordatevi di attivare la campanella per essere sempre notificati ogni volta che pubblico un nuovo video. Fate anche un giro sul mio canale di Telegram, che si chiama JanStack, esattamente come il canale YouTube. Qui pubblico tutte le date di uscita dei prossimi video e i progetti ai quali sto lavorando. Su internet è davvero pienissimo di siti web che offrono la possibilità di utilizzare dei bot per Instagram. Questi siti, però, oltre che essere a pagamento, sono anche molto complicati da andare ad impostare. Servono infatti dei proxy, servono infatti dei cookies, insomma, non sono esattamente semplici. Il proxy serve per nascondere ad Instagram l'indirizzo IP del bot che andrà ad effettuare delle operazioni sul vostro profilo in modo completamente automatico. Anche questi proxy costano, quindi abbiamo il costo del bot e il costo del proxy, non è esattamente il massimo. Se fossimo già esperti in questo campo e avessimo dei risultati garantiti, avrebbe sicuramente senso investire questi soldi per utilizzare questi bot. Se però vogliamo soltanto provare il servizio e vedere come va, ha senso spendere questi soldi? Secondo me, no. Se volete crescere su Instagram, la vostra idea probabilmente è quella di fare soldi con la piattaforma, non certo di andare a spenderne altri. Proprio per questo oggi parliamo di InstaPy, ovvero un bot completamente gratuito, open source, scritto in Python. Questo particolare bot non ha bisogno di proxy o cookies perché ha un funzionamento particolare ma efficace. In sostanza apre una vera e propria finestra del browser e dopodiché simula dei click sulla pagina, esattamente come faremmo noi con il nostro mouse se stessimo utilizzando Instagram dal nostro computer. In sostanza questo bot è in grado di interagire in modo automatico con le pagine web, il che è fantastico. Che cosa ci permette di fare InstaPy? Praticamente tutto. Follow for follow ce l'abbiamo, like e commenti automatici alle foto abbiamo anche questi, praticamente tutto quello che ci interessa. Inoltre, gli sviluppatori di InstaPy hanno scritto dei template davvero fantastici e completi. Dobbiamo soltanto andare a cambiare qualche parametro all'interno di questi template e possiamo lanciarli a seconda di che cosa vogliamo andare a fare e il nostro bot sarà attivo nel giro di minuti. Non preoccupatevi perché potete seguire questo tutorial anche se non sapete una ceppola di programmazione. Ovviamente, se ne sapete qualcosa, sarete un pelo avvantaggiati. In questo video vedremo come scaricare ed installare InstaPy, dove andare a cercare template automatici, come modificarli ed infine come eseguirli. Per questo tutorial io andrò ad utilizzare Kali Linux, ma non è essenziale, è l'unica distro di Linux che ho già installato sul mio computer. Potete davvero utilizzare qualsiasi versione di Linux. Se dovete installarne una da zero, vi consiglio Ubuntu. InstaPy dovrebbe funzionare anche su Windows, ma quando ho provato ho ottenuto una valanga di errori. Vi consiglio di lasciare perdere e passare direttamente a Linux. Quando ho provato su Kali Linux sono bastati davvero 3 clic e subito tutto è partito perfettamente. Spostiamoci al PC ed iniziamo subito. Eccoci qua sul Mac. La prima cosa che dobbiamo andare a fare è aprire la pagina di GitHub relativa ad InstaPy. Il link lo trovate nella descrizione del video. Se scendiamo all'interno della pagina troveremo tutte le informazioni relative all'installazione. Noi andremo a installare questo pacchetto su Linux, quindi andiamo a scegliere la guida scritta per Ubuntu 64. All'interno di questa pagina abbiamo una serie di istruzioni piuttosto dettagliate su come andare ad installare questo pacchetto. Prima dobbiamo eseguire tutte queste istruzioni una dopo l'altra all'interno del terminale. Dopodiché andiamo ad eseguire queste. Ed infine quella più importante, ovvero l'installazione di InstaPy. Tutte le istruzioni che troviamo sopra non sono fondamentali all'esecuzione di InstaPy, ma servono ad aggiornare tutte le vostre librerie e a scaricare tutto ciò che potrebbe servire appunto al pacchetto di InstaPy. Nel caso in cui vi manca qualcosa, se eseguite tutte queste istruzioni, sicuramente avrete tutto quello che serve. Andiamo adesso ad avviare la mia macchina virtuale, che come vi ho spiegato prima, non è effettivamente Ubuntu, ma è Kali Linux, semplicemente perché l'avevo già installata per un tutorial precedente. Andiamo adesso ad aprire questa stessa pagina all'interno della macchina virtuale, in modo tale da poter fare delle copie e incolla più agevoli. Quindi vado a cercare Firefox, vado ad aprirlo e vado a copiarci dentro il link che abbiamo sul nostro Mac. Ok, adesso la pagina è la stessa, possiamo portare a tutto schermo il nostro Linux e possiamo iniziare effettivamente l'installazione di InstaPy. Iniziamo quindi dalla prima stringa, copia, apriamo il terminale, incolliamo. Invio. Essendo le istruzioni da eseguire parecchie, vi risparmio questa parte e passiamo subito all'installazione di InstaPy. Quindi copiamo pip install InstaPy e diamo invio.
Come vedete mi dice requisito già soddisfatto perché io ho già installato Instapie in precedenza. Nel vostro caso invece dovreste vedere delle barre di caricamento che vanno da 0 a 100% dall'inizio alla fine. Una volta completata l'installazione senza errori siamo davvero a buon punto. Quello che ci serve adesso è la logica di uno script che utilizzi Instapie. Dunque uno script che dice, non lo so, andiamo a seguire 5 utenti piuttosto che andiamo a commentare sotto 6 foto oppure andiamo a mettere 2 like sulle foto con questo hashtag. Ci serve uno script per decidere effettivamente come andare a utilizzare Instapie. Instapie nel complesso ci dà una serie di funzionalità, ma possiamo scegliere noi come andarlo a utilizzare. Siccome non è semplice andare a scrivere uno script da zero, andremo a prendere dei template già pronti e andremo a cambiare soltanto alcuni parametri. Andiamo quindi su Google e andiamo a cercare Instapie templates. Instapie quick start templates. Andiamo sul primo risultato. Premiamo su quick start templates su questa cartellina qui. E all'interno troviamo un sacco di template che possiamo andare a utilizzare. Nel nome del template andiamo a capire essenzialmente cosa fa questo script. Il primo template, ad esempio, ci permette di andare a seguire n utenti e poi di andare a togliere il follow. Direi che va benissimo per la nostra prova, quindi andiamo a premerci sopra e questo è il codice che c'è all'interno del file e andiamo a copiarlo tutto. Dopodiché andiamo a creare un nuovo file di testo. Andiamo ad incollare il nostro codice e facciamo file salva con nome, lo salviamo ad esempio nella scrivania e lo chiamiamo firstscript.py. In questo modo il nostro editor di testo capisce che si tratta di un file Python e va a inserire i colori giusti a livello di commenti, a livello di parametri, stringhe e così via. Come ho detto, ad inizio video non è necessario conoscere la programmazione per seguire questo tutorial. Se però effettivamente ne sapete qualcosa, tutto questo almeno non vi sembrerà cinese, quindi in un certo senso sarete avvantaggiati. Tecnicamente, per far funzionare questo template dobbiamo essenzialmente andare a cambiare soltanto due cose, ovvero l'username e la password. Andiamo a metterli dentro, ovvero world traveling people, che è la pagina che sto gestendo, dopodiché la password, dopodiché scendiamo all'interno del file e dobbiamo andare a cambiare questi parametri user 1, user 2, user 3 e ancora sotto user 1, user 2 e user 3. Dobbiamo andare a mettere degli username di pagine che hanno contenuti simili alla nostra, dopodiché quello che farà lo script sarà andare a seguire gli utenti che seguono le pagine che noi andiamo a specificare qui. Non dobbiamo mettere la chiocciola, quindi dobbiamo soltanto mettere l'username, così come lo vediamo su Instagram. Vado quindi a inserirne tre, ovvero Map of Europe, Nord Top e Incredible Europe, che sono tutte pagine relative a viaggi e paesaggi. Dopodiché vado sotto e sostituisco anche i tre utenti sotto con altre pagine relative ai viaggi. L'importante è mantenere la stessa sintassi. Dobbiamo avere le virgolette in alto e la virgola in basso. Dobbiamo soltanto cambiare le scritte user 1, user 2 e user 3. Tutto qui. Sulla destra abbiamo questo parametro che si chiama amount e ci dice quante persone saranno seguite di questi rispettivi account. Per fare una prova noi andremo a mettere un numero abbastanza basso. Andiamo a mettere 10 sopra e 10 sotto. In questo modo andrà a seguire 10 persone del primo profilo, 10 persone del secondo profilo, 10 persone del terzo profilo e così via. Andiamo quindi a salvare il nostro file e andiamo a chiuderlo. Chiudiamo anche Firefox. Ci serve quindi adesso la finestra del terminale. Andiamo a scrivere Python 3, spazio, e andiamo a trascinare dentro il nostro script, così, semplice semplice, e andiamo invio. A questo punto ci verrà aperto Firefox in automatico, sarà aperta la pagina di Instagram, teniamo i log vicino al browser, vengono salvati i progressi del nostro account ed inizia l'operazione. È davvero tutto automatico, a me questa cosa stupisce molto perché è particolare vedere come un browser può essere completamente controllato effettivamente da uno script. In questo modo Instagram non si accorge che stiamo effettivamente utilizzando un bot. Come mai? Perché effettivamente stiamo utilizzando un'applicazione che sfrutta un browser, quindi potremmo tranquillamente essere noi che stiamo premendo all'interno della finestra. Come vedete, per ogni utente va effettivamente a utilizzare un follow, dopodiché torna indietro sulla pagina, seleziona un altro utente e ripete la stessa operazione. Ovviamente
mentre se andiamo a effettuare diverse operazioni con poco ritardo tra un'azione e la successiva, Instagram andrà ad insospettirsi e andrà a disabilitare momentaneamente il nostro account. Con InstaPay possiamo andare ad impostare dei ritardi calcolati tra un'azione e la successiva, in modo tale da non far capire ad Instagram che stiamo utilizzando un bot. Come vedete, lui continua la sua operazione all'interno del browser e qua abbiamo essenzialmente dei log che ci spiegano cosa sta succedendo. Qua abbiamo il primo follow, 1 di 10, qua abbiamo il secondo follow, 2 di 10. Se vogliamo andare ad interrompere l'operazione in qualunque momento, ci spostiamo all'interno del terminale e premiamo Ctrl-C. Come vedete, la sessione viene chiusa. Se torniamo all'interno della cartella dei template, abbiamo un sacco di altre operazioni che possiamo andare ad eseguire, oltre al semplice seguire gli utenti, ovvero abbiamo la possibilità di mettere dei like, di commentare delle foto e possiamo andare a effettuare delle operazioni che vanno a simulare effettivamente un'attività più completa sulla piattaforma. Se facciamo soltanto dei follow, chiaramente Instagram andrà ad insospettirsi. Quindi l'idea generale è quella di andare a mischiare un po' questi template, che è quello che ho fatto. Voglio infatti mostrarvi quello che è lo script che vado a utilizzare io. Lo sto utilizzando da un paio di giorni ed è un pelo più complesso rispetto a quello che abbiamo appena visto. In questa prima lista, Don't Likes, abbiamo la possibilità di specificare tutti gli hashtag sui quali noi non vogliamo andare a mettere dei like. Sotto abbiamo i Like Tag List, ovvero la lista di hashtag sotto i quali noi vogliamo andare a mettere effettivamente dei like. Sono tutti degli hashtag relativi ai viaggi, alle spiagge, alle città e così via. Ancora una volta abbiamo sotto degli account simili al nostro, dove noi vogliamo andare effettivamente a followare gli utenti che seguono queste pagine. La parte che reputo davvero importante di questo script è questa qui, che ci permette di andare a impostare dei ritardi tra le varie azioni. Nello specifico ho copiato questi parametri da un forum, ma possiamo andarli a cambiare come meglio vogliamo. Se scendiamo ancora, abbiamo la possibilità di cambiare il testo dei commenti automatici, dove ogni riga corrisponde a un commento e chiocciola parentesi parentesi corrisponderà effettivamente al nome del profilo della persona alla quale noi andiamo effettivamente a lasciare un commento. Sotto ancora abbiamo topic uguale e poi abbiamo l'hashtag travel, ovvero la parola chiave per la quale io voglio andare effettivamente a lasciare dei commenti. Dunque, una volta che abbiamo cambiato gli hashtag per i quali noi non vogliamo andare a lasciare dei like o dei commenti, che abbiamo inserito quali sono gli hashtag che ci interessano e i profili dei quali noi vogliamo andare a seguire gli utenti che a loro volta seguono questi profili, e abbiamo inserito i commenti che ci interessano e abbiamo messo l'hashtag per il quale vogliamo andare a mettere questi commenti, abbiamo finito. Andiamo quindi a salvare e chiudere il nostro script. Io non ho fatto nessuna modifica, quindi non vado a salvarlo. Andiamo quindi ad eseguire questo script come abbiamo fatto prima, ovvero Python 3 e poi il nome del file col percorso. Diamo invio ed automaticamente ci verrà ancora una volta aperto Firefox e all'interno avremo effettivamente il bot che esegue tutte le varie operazioni. Vedere un browser che fa tutto da solo è davvero affascinante. Non so se sono io che sono particolarmente nerd o se è una cosa che trovate interessante anche voi. Come sempre, sulla sinistra abbiamo delle informazioni relative a quello che sta facendo il nostro bot. Come vedete, ha cercato un hashtag, ovvero avventura. Come vedete, sta scorrendo la pagina, dopodiché ne selezionerà una e andrà a mettere un like oppure un commento. La cosa bella di questo script che abbiamo scritto è che fa talmente tante cose, mette follow, lascia i like, fa i commenti, che potremmo potenzialmente lasciarlo andare tutto il giorno perché ha anche delle azioni di delay e ogni tot minuti va effettivamente in sleep, aspetta 10-15 minuti e poi ricomincia. In questo modo diciamo che siamo abbastanza protetti dai ban di Instagram. Come ho detto prima, trovate il link al mio script all'interno della descrizione del video. Potete utilizzarlo, cambiare qualcosa e sarete effettivamente pronti a far partire il vostro bot. Spero dunque che questo video vi sia piaciuto e che vi sia stato in qualche modo utile. Se così è stato, lasciate un like ed iscrivetevi al canale per altri video come questo e tanto altro sul mondo della tecnologia. Come sempre, all'interno della descrizione troverete tutti i link ai miei social, ovvero Facebook, Telegram ed Instagram. Mi raccomando, seguitemi. Questo video è finito e noi ci vediamo al prossimo. Ciao a tutti! We'll be right back.